con grande entusiasmo. Ieri lunedì 5 settembre, Barbara D'Urso ha aperto la 15ª edizione di Pomeriggio 5 dopo l'in bocca al lupo della sua collega Federica Panicucci. La conduttrice partenopea è tornata sul piccolo schermo di Canale 5 con il suo consueto programma del pomeriggio. Tuttavia, l'apertura non è stata delle migliori. Chiocciola Mediaset Infinity, Barbara D'Urso è tornata in diretta su Pomeriggio 5 ed ha aperto la puntata con grande entusiasmo per la 15ª edizione del suo programma. Tantissimi gli argomenti sciorinati in puntata, tra Daniele Bossari e la figlia di Bud Spencer non riconosciuta, ma come primissimo tema ne ha toccato uno di estrema attualità, un fatto di cronaca che soltanto un paio di settimane fa ha sconvolto l'Italia intera. A Bologna, tutti ricorderanno, è stata uccisa Alessandra Matteuzzi dal suo ex fidanzato che l'ha attesa per ore sotto il palazzo di casa sua fino ad ucciderla a martellate. Quando Alessandra è arrivata sotto casa era a telefono con sua sorella, Stefania, che ha raccontato in più occasioni, è scesa dalla macchina e ha cominciato a urlare, "No Giovanni, no, ti prego, aiuto. Io ero al telefono. Ho chiamato immediatamente i carabinieri che sono arrivati subito. Io abito a 30 km. Alla fine la massacrata di botte. Barbara D'Urso, basta al femminicidio, il duro sfogo della conduttrice dal 2008 in TV, ma da molto prima nel mio privato, mi occupo di violenza sulle donne. Combatto per denunciare e per chiedere pene certe. Continuerò a farlo. Perché storie come quella di Alessandra Matteuzzi non si verifichino più. E voi denunciate, denunciate sempre cancelletto pomeriggio 5 pic.twitter. Comcpotto.ctp, Barbara D'Urso chiocciola Carmelita D'Urso, settembre 5, 2022. Ieri pomeriggio, anche Barbara D'Urso ha ospitato la sorella di Alessandra Matteuzzi, Stefania, che ha accusato un malore, non mi sento bene. Queste le uniche parole che sono uscite da bocca della sorella di Alessandra ancora affranta dal dolore della perdita. È anche per questo motivo che, a seguito della diretta, Barbara D'Urso ancora impregnata di rabbia per quanto ha vissuto si è impegnata pubblicamente nella lotta contro la violenza sulle donne affinché storie come quella di Alessandra Matteuzzi non si verifichino più. E per concludere, come sempre, la conduttrice partenopea ha invitato nuovamente a denunciare gli atteggiamenti violenti da parte dei propri partner. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.